Sono molto più felice ora che sono morta. Tecnicamente scomparsa. Vicino a essere morta presunta. Andata. E quel pigro, fedigrafo ignaro di mio marito. Andrà in prigione. Per aver commesso l'omicidio. Nick Dunn si è preso il mio orgoglio, le mie speranze, le mie paure, i miei sogni, i miei soldi. Non ho fatto altro che prendere, fino a quando ho smesso di esistere. Questo si chiama omicidio. Che il castigo sia adeguato al delitto. Per riscenare un omicidio convincente ci vuole disciplina. Fai amicizia con la cretina del posto. Prendi particolari sulla sua vita banale. Parlale del brutto carattere di tuo marito. Inventa di nascosto dei guai finanziari. Le carte di credito. Magari scommesse online. Con l'aumento dell'ignaro aumenta la tua assicurazione sulla vita. Ti serve una macchina per la fuga. Una macchina qualsiasi. Guarda gli annunci. Un'economica, paga in contanti. Devi essere perfetta. La gente deve piangere veramente la tua assenza. L'America adora le donne incinte, come se fosse difficile aprire le gambe. Sapete qual è la cosa più difficile? Fingere di essere incinta. Per prima cosa, scarica il vate. Invita una incinta, una cretina, offrile litri di limonata, ruba la sua urina, voilà. Nella tua cartella clinica apparirà una gravidanza. Buon anniversario. Aspetta che il tuo inconsapevole marito esca di casa. Ecco che sta per uscire. E l'orologio cammina. Ora devi inscenare meticolosamente il crimine. Devi sanguinare tanto, ma proprio tanto, come per una ferita alla testa. Pulisci, pulisci male, come farebbe lui. Sanguina e pulisci, pulisci e sanguina, lasciando qualche indizio. Il giusto per destare i dubbi. Il caminetto acceso a lui, ma siccome sei tu non ti fermi certo qui. L'America. Quando tutti sapranno, quando sarò pronta, tutti odieranno Nick. Nick Dunn, che ha ucciso la sua amata moglie incinta. E dopo l'ondata di sdegno, quando sarò pronta, scenderò in acqua con una manciata di pillole e sassi nella tasca. E quando scopriranno il mio cadavere, tutti sapranno la verità. Ma poi morirà anche Nick. Io e Nick non esisteremo più. Ma in realtà non siamo mai esistiti. Eravamo la coppia più felice, la coppia più simpatica. Ma che senso ha restare insieme se non si è più felici? Nick Dunn voleva la ragazza strafiga. Tutti gli uomini dicono: è una strafiga. Perché? Perché la strafiga è divertente, la strafiga non rompe mai le scatole al proprio uomo, la strafiga sorride, annuisce e offre la bocca al suo uomo da scopare. Lo ammetto, quando ho conosciuto Nick ero disposto a provarci. Mi sono fatta la ceretta completa alla passera. Mi sono divertita. Non posso certo dire
Certo è dire di essermi annoiata. Per lui ero disposta a provarci. Una strafega. La strafiga deve fare tutto quello che dice lui. E quindi a lui piacciono i vinili e mango sadomaso. Ma se lui vuole, lei è capace di diventare una sciacquetta che parla di football e mangiali di pollo al fast food. Io per lui mangiavo pizza fredda, ero diventata una 38. Bevevo birra e lattina, guardavo un film di Adam Sandler e glielo succhiavo regolarmente. Cazzo ci stava, quanto mi piaceva. Nicky Dan ha tirato fuori me cose che non sapevo. La leggerezza, l'umorismo, il brio. Ma io l'ho reso più intelligente, più acuto. L'ho indotto a salire sul mio piano. Ho plasmato l'uomo dei miei sogni. Ma poi Nick è diventato pigro. E io quell'uomo non l'avrei mai più sposato. Lui era convinto che io lo amassi senza condizioni. E mi ha trascinato qui, questo ombelico del mondo. Questo grande paese senza un soldo, si è trovato una dolce, giovane, soda, strafiga. E pensate che io gli avrei permesso di essere felice e contento? Col cazzo. Nick Dan deve imparare. Il mio caro uomo dal cuore d'oro del Missouri. Gli uomini devono pagare, gli adulti sudano per guadagnarsi le cose, gli adulti si assumono le conseguenze.